Grazie mille per l'invito e per la discussione e per la composizione delle persone che discutono. E io dovrei parlarvi di logistica e migranti tenendo insieme due diverse, necessariamente due diverse, diverse prospettive. Quella del governo delle migrazioni da una parte e quella del lavoro migrante dall'altra. Due prospettive che devono essere necessariamente tenute insieme, perché solo in questo modo si sfugge dall'ipoteca di considerare esclusivamente le migrazioni il lavoro dei migranti come il lavoro più svalorizzato, il lavoro povero, il lavoro peggiore in assoluto, e facendo per converso immediatamente, cioè riportando la qualità del lavoro dei migranti anche alla definizione soggettiva dei migranti stessi. E altra cosa da cui bisogna partire tenendo conto di questo doppio registro, e credo che questo sarà sempre più importante per parlare di logistica e migrazioni, è che le migrazioni non possono essere semplicemente considerate come quelle che vengono dall'esterno di uno Stato dentro lo Stato. E le migrazioni, faccio due esempi che sono i più importanti anche dal punto di vista numerico, uno è molto vicino a noi ed è l'Unione Europea, l'altro la Cina, sono significative le migrazioni come migrazione negli spazi interni. E questo è, a mio parere, particolarmente rilevante se si vuole pensare alla logistica e nel suo rapporto con le migrazioni, perché se la logistica è la costruzione costante di protocolli, norme, cioè non è solamente, e mi pare che questo fosse stato detto anche nell'introduzione al convegno nel suo complesso, non è solamente un settore, e tra altri l'organizzazione di un settore, ma è una modalità specifica, una logica di organizzazione. Vedrete, abbiamo usato anche altri termini, una fantasia, un modo di pensare i rapporti soggettivi. I migranti, come dire, sono l'opposto sistemico di questo modo di continuamente porre confini per frazionare cittadinanza, è stato detto prima, ma anche funzioni lavorative, e il lavoro migrante è ciò che costitutivamente continuamente attraversa questi confini e attraversa questi limiti. E allo stesso tempo bisogna dire che anche se è un modo specifico spesso del governo delle migrazioni, il razzismo non è necessariamente una parte del lavoro migrante. Ovvero, non voglio negare che esista, ovviamente c'è, e viene utilizzato abbondantemente per segmentare i migranti all'interno dei posti di lavoro, per costruire gerarchie sociali, ma non necessariamente è presente quando è presente il lavoro migrante. E a mio parere, solo tenendo insieme queste cose si coglie davvero, in realtà il succo del mio discorso che vi farò è che soprattutto attraverso il lavoro migrante si coglie la rilevanza della logistica nel quadro contemporaneo. Ovvero che soltanto attraverso i migranti si coglie la rilevanza sistemica globale che ha assunto negli ultimi anni la logistica, e prima fra tutti quella che chiamerei la riconfigurazione logistica dello Stato. La riconfigurazione logistica dello Stato significa che lo Stato perde la sua autonomia, la sua indipendenza nella capacità di determinare completamente ciò che avviene al suo interno. E i migranti sono i primi che sfidano necessariamente e in continuazione e non solo i confini dello Stato, ma anche i confini interni dello Stato. Quindi abbiamo, come dire, una triade dalla quale bisogna partire e che ha determinato gli ultimi, dagli anni 70-80 in avanti, le trasformazioni che stiamo analizzando e che anche producono la situazione che abbiamo visto nelle relazioni precedenti. Io direi che i tre nomi fondamentali da mettere in campo sono neoliberalismo, logistica e migrazioni. E c'è un rapporto costitutivo
tra l'affermazione della logistica e l'affermazione globale del neoliberalismo. Ovvero, anche se, se avvengono in maniera indipendente e non necessariamente si può sostenere che avvengano di conserva e nemmeno c'è un rapporto di sostegno ideologico dell'uno rispetto all'altro, ma dal punto di vista pratico, materiale, non è possibile parlare di logistica se non si considera il dominio neoliberale del mondo che si è affermato dagli anni 80 in avanti. E questo il panorama in cui quel rapporto in quel rapporto va continuamente pensato. Perché assieme al governo delle migrazioni bisogna pensare quindi il lavoro migrante, che non è, da come lo intendo e come è stato spesso anche trattato, peraltro non è che sia una mia invenzione, non è solamente il lavoro dei migranti. Il lavoro migrante è una categoria politica che mostra come il lavoro tenda a sottrarsi alle coazioni tanto del neoliberalismo quanto anche di quella, a quella che Isabella Consolati e io abbiamo chiamato la frenesia logistica. Ovvero l'introduzione costante di norme, regolamenti, protocolli che non sono formulati per rimanere costantemente nel tempo, ma che hanno una rilevanza esclusivamente pratica e momentanea. Sono costruite, e mi sembra che venisse fuori dalla relazione sul diritto e logistica che veniva fatta prima, le norme stesse sono fatte fino al momento in cui servono e poi possono essere costantemente abbandonate e possono essere cambiate con altre norme, altrettanto contingenti e altrettanto transitorie. Il lavoro migrante in questo scenario non si mostra esclusivamente, appunto, e su questo insisto, come svalorizzazione del lavoro, non soltanto come sfruttamento, non soltanto come subordinazione, per riprendere le parole che venivano utilizzate prima, ma si mostra anche come indipendenza, ovvero come una capacità di agire oltre le coazioni della logistica. E quello che sto dicendo è che il lavoro migrante dentro questo scenario funziona come qualcosa che è costantemente interno, ma che ha un carico di autonomia che costantemente eccede la regolazione logistica. Ed è, a mio parere, l'unico modo politicamente utile per cercare di analizzare anche la logistica. Ora, è evidente che però questo non cancella che sia la vita dei migranti che il lavoro dei migranti medesimi è costretto costantemente a delle regole. È costretto a delle regole anche nell'entrata medesima dentro gli stati, come abbiamo visto. C'è un primo fatto che deve essere notato, che deve essere sottolineato, che in Europa, per soffermarsi, e tendenzialmente mi soffermerò sull'Europa facendo due esempi in particolare molto molto brevemente, quello che è successo in Germania negli ultimi mesi e quello che è successo in Italia dopo il decreto Minniti, dopo gli interventi di Minniti sui migranti. C'è una necessità costante di regolazione dei movimenti dei migranti. La prima cosa che va notata è che negli ultimi anni il controllo sui movimenti di migranti si è dato affermando che la richiesta d'asilo e di permesso umanitario è praticamente l'unico modo per migrare. L'opposto di questa cosa è, ma è una cosa nota a tutti, come dire, la condanna della cosiddetta migrazione economica. Chi si presenta come migrante economico è passibile immediatamente di espulsione, cioè il ricercare solamente di migliorare la propria esistenza è una motivazione sufficiente per essere espulso in Europa dai paesi di arrivo. E questa che appunto abbiamo
chiamato frenesia logistica, ovvero l'invenzione costante di livelli di qualificazione o di condizione personale che funzionano come governo effettivo della migrazione. Cioè il dover essere necessariamente dentro una determinata casella per poter migrare, ma anche per poter restare. E questo, badate bene, sempre per cercare di tenere un'ottica europea, ma anche guardando un po' da altre parti, non occorre essere negli Stati Uniti di Trump, dove dopo 20-30 anni puoi essere mandato via perché ti scoprono per qualche forma immigrato illegale, ma queste cose stanno succedendo attraverso misure amministrative anche in Italia e nel resto d'Europa. E basta stabilire che, per esempio, l'abitazione diventa un requisito necessario per garantire la continuità della migrazione. Ovvero c'è una supplenza costante di misure amministrative che determinano, secondo, a mio parere, secondo un paradigma totalmente logistico, l'esistenza e la possibilità dei migranti di essere messi al lavoro. C'è un altro punto che va nominato assieme a questo e che collega l'Italia e la Germania, per esempio, ovvero il sottomettere i richiedenti asilo e i rifugiati a una sorta di lavoro coatto per meritarsi l'accoglienza. Questo è in Italia il caso dei lavori socialmente utili, che i richiedenti asilo sono praticamente obbligati a fare, perché altrimenti poi questo entra nel giudizio dell'accoglimento, del diniego della loro domanda di accoglienza, mentre in Germania, dove sempre sono un po' più precisi, ci sono lavori da 0,80 euro all'ora che lo stesso i richiedenti asilo devono fare nelle stesse condizioni. L'accoglienza si sta sempre più rivelando come la modalità per decidere chi legittimamente può migrare e chi legittimamente può rimanere all'interno del territorio europeo. Allo stesso tempo i migranti svolgono la funzione di governare l'insicurezza, e questa è probabilmente la funzione maggiore che ha svolto, anche se ieri improvvisamente, mi perdonerete il salto all'attualità, Orfini si è accorto che Minniti aveva aperto la strada alla destra con il suo decreto, ovvero sono la figura che serve puntualmente per quando dico governare l'insicurezza, significa per produrre una condizione di insicurezza e indicando contemporaneamente la figura responsabile di quella condizione. L'insicurezza non è un dato oggettivo, l'insicurezza è una costruzione sociale nel senso più completo del termine. Ovvero è una condizione fatta di norme e di discorsi, e anche in questo caso è facile mostrare come il paradigma logistico possa essere utilizzato per spiegare anche la produzione e il governo dell'insicurezza, e all'interno di questo modello si produce quella che può essere chiamata una sorta di integrazione negativa. E guardate che, a mio parere, questo è un salto enorme rispetto al governo delle migrazioni dei decenni precedenti. Nei decenni precedenti arriverai, lavorerai, magari in maniera durissima per anni, e ti guadagnerai l'integrazione nel paese d'arrivo. Questa cosa semplicemente non è più promessa. E arriverai, lavorerai e ci sarà sempre la possibilità di tornare indietro. Ci sarà sempre la possibilità di dichiarare la tua presenza sul territorio non autorizzata. Quindi i migranti sperimentano il governo logistico delle migrazioni come una serie di rapporti di potere, che è un punto centrale. I migranti dentro
questa costellazione di possibilità si scontrano immediatamente con formazioni di potere. Non si formano esclusivamente con formazioni giuridiche, perché queste formazioni giuridiche, come dicevo prima, sono in continuo movimento e non assicurano nel tempo la posizione che uno occupa, e viene percepito immediatamente il rapporto di potere che sta dietro. Rapporto di potere che ha una forma, la parola veniva fuori anche in precedenza, che si dà come frammentazione. Frammentazione delle possibilità lavorative, il che significa, e qui ci sono molti che lo conoscono probabilmente in maniera diretta, significa per esempio, e a Bologna noi ne conosciamo, ne incontriamo molti altri, che devi andare al magazzino per 4 ore fino alle 10 di sera, poi ti lasciano libero per 4 ore e devi tornarci dalle 5 alle 6 di mattina per stare un tot altro numero di ore. Cioè frammentazione della mansione lavorativa, che corrisponde a mio parere anche a una frammentazione della cittadinanza, ovvero l'impossibilità ormai materialmente data, tanto che probabilmente è anche, come dire, perdonatemi la frase schietta, una perdita di tempo, di lavorare sulla costruzione o sulla ricostruzione del profilo della cittadinanza come luogo di battaglia politica. La cittadinanza è semplicemente frammentata nella sua forma materiale. È passato l'idea, è passato il periodo in cui era la cittadinanza che poteva ricondurre a unità attività lavorativa, posizione politica nel territorio, ed è necessariamente frammentata perché è lo stesso territorio che è frammentato. Se partiamo dall'idea che lo Stato, anche per colpa, per l'impulso dei migranti, e anche per la forza che i migranti hanno espresso continuamente violando i suoi confini, lo Stato non è in grado di garantire la propria sovranità, e questo Stato non è nemmeno in grado di promettere una cittadinanza come qualcosa di progressivo che si può ottenere. Semplicemente non lo può fare, nonostante tutta la buona volontà. Si può anche dichiararsi sovranisti, ma lo Stato quella cosa lì non la fa. Allora, frammentazione della cittadinanza significa, e qui molto brevemente vorrei riattraversare cose che sono state già affrontate, significa anche frammentazione del rapporto tra produzione e riproduzione della società, che però non è da intendersi in senso univoco, ma come il fatto che la riproduzione sempre meno può essere affermata, come dire, come il lato nascosto della produzione. Per esempio, c'è un effetto di tutta la centralità, l'importanza che nel discorso pubblico stanno avendo i riders negli ultimi mesi e negli ultimi anni, che va sottolineata. Qual è questa importanza? Il fatto che gli individui sempre di meno vogliono cucinare. Tirate la somma di queste cose, significa che non esiste più necessariamente una casa in cui c'è una donna che cucina e un maschio che mangia, perché la cosa che possono fare è farsi arrivare il pranzo da fuori. L'effetto dei rider significa mettere in discussione quella separazione e quel rapporto immediato tra produzione e riproduzione, prima cosa. E altra cosa significa che le migranti non necessariamente, e anzi statisticamente non necessariamente, Francesca ha scritto un bel libro su questo che si chiamava Non a caso Migrando Sole, non a caso vengono, come dire, a rimorchio dei maschi che migrano. E quindi anche in questo caso si ridefinisce il rapporto tra produzione e riproduzione. Questo significa che non avere, e questo è il punto fondamentale, che la produzione avviene in spazi pubblici e la riproduzione avviene in spazi privati. Questo ridetermina la costellazione di pubblico e privato, e questa cosa la fanno le donne. La fanno le donne anche quando non si organizzano, la fanno esclusivamente perché migrano come donne e si presentano come donne sul mercato del lavoro, e approfittando della
ulteriormente di quella destrutturazione dello Stato che ha privatizzato il welfare. Perché è facile vedere che la privatizzazione del welfare comporta che decine, centinaia di donne si presentano a fare attività di cura lontano dal posto dove sono nate. E questo produce un ulteriore cambiamento che non può essere assolutamente ignorato. È evidente che, a mio parere, quantomeno, non so quanto posso, ok, no, vado molto veloce, se vogliamo riprendere rapidamente il nesso tra logistica e migrazione, a me pare che l'uso che si fa della logistica è un uso propriamente politico. Ovvero significa cercare di depoliticizzare la politicità che il lavoro migrante esprime. Cosa intendo per politicità del lavoro migrante? Il lavoro migrante ha anticipato una serie di condizioni che poi sono diventate il contenuto di pressoché tutto il lavoro. Precarietà, frammentarietà, svalorizzazione del lavoro, necessità di organizzare il lavoro secondo linee che non corrispondono alla, per esempio, alla sindacalizzazione classica. Semplicemente la sindacalizzazione classica non è in grado di rispondere a questa situazione. Dico la cosa più banale, che è evidente a tutti, semplicemente questo, e vado a pensare perché non è stato pensato fino in fondo, questo tipo di lavoro può essere confederato. La mia idea è che non può essere strutturalmente confederato, perché il lavoro confederato significava dei segmenti del lavoro precisamente definiti che si univano secondo un piano comune. Questo lavoro spezzato e frammentato, a questo lavoro spezzato e frammentato non può necessariamente, al di là della cattiva volontà, di tutto quello che si può pensare, è proprio materialmente che il sindacato non può esistere nella forma confederata. Da questo punto di vista. Quindi la logistica, da questo punto di vista, serve per depoliticizzare esattamente questo lavoro. Depoliticizzare significa che deve nascondere il tratto sottrattivo e costantemente oppositivo che si dà esattamente a quelle condizioni di lavoro. E la mobilità deve essere considerata non solo mobilità in vista, ed è una cosa rilevante, questo è un altro pezzo di lavoro che è di discorso che manca, ovvero il discorso sul salario, che dopo tutto è tutta cosa che si sottrae al profitto in linea di massima e che rappresenta una linea di discrimine sempre rilevante quando forza lavoro incontra il capitale, però il paradigma logistico serve appunto a produrre norme, scarti che depoliticizzano le forme del lavoro migrante e precario. Perché in realtà la mobilità del lavoro migrante, e qui finisco per segno tempo, credo, può consentire e lascia intravedere costantemente quella cosa che Ferruccio Gambino qualche anno fa, con una formula molto bella, aveva chiamato convergenze occasionali del lavoro vivo. Ovvero il fatto che il lavoro vivo si possa riconoscere in questa situazione, proprio perché condivide condizioni materiali di messa al lavoro e tensioni comuni di sottrazione a quella messa al lavoro. Questo ovviamente lascia aperto completamente il campo, ma questo esula dalla mia relazione, di come organizzare sia questa sottrazione al lavoro sia questa messa al lavoro. Grazie.